misure economiche ed altre provvidenze, la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, che cosa vuol dire? Che cosa c'è di più agevolante e provvidenziale per la formazione della famiglia se non avere un tetto sopra la testa, una casa? La proprietà della casa è un diritto fondamentale. Non entriamo nel merito storico perché potremmo documentare come questi principi sono stati sistematicamente votati a suo tempo e vengono snaturati adesso in questo cacchio di Repubblica. Però voglio fare un'altra considerazione di carattere logico che ritengo che sia abbastanza importante. I principi dell'attuale Costituzione sono stati votati in quanto sono quei principi. Ma sono un corpus organico. Tu non puoi dire, no, perché la Costituzione è un tutt'uno, come ha detto Orazio, e quel tutt'uno si basa su una sequenza di posizioni che sono esclusivamente a favore del cittadino. Se tu vai contro il cittadino perché sei al servizio del potere finanziario internazionale, sei un traditore dell'Italia. Aldo Moro e Giuseppe Dossetti nella commissione della Costituente nel 47 si ripresero quello che diceva il signor Robespierre nella dichiarazione dei diritti del cittadino, in cui diceva che è un diritto sacrosanto del cittadino riprendersi il potere e sovvertire lo Stato che ha mancato alla tutela dei diritti del cittadino. Esattamente. È chiaro? Esattamente. Ecco. E quindi noi siamo qui in questa situazione, in questo contesto. Ecco perché noi cerchiamo, nel limite delle nostre possibilità, delle nostre capacità, di fare tutto quello che è in nostro potere per sovvertire questo stato di merda. È chiaro, questo è il concetto. Quindi, con tutta quella premessa che avevamo detto prima, quindi lo Stato si è impegnato, la Repubblica si è impegnata ad assistere le famiglie, dando fra l'altro la massima della provvidenza, che cosa è? Abbiamo detto la casa. Allora, non solo questi la casa non ce la danno più, la famosa tassa GESCA che davano le case agli operai, ai lavoratori, sono 30 anni che non fanno una casa GESCA, 30 anni che non c'è un finanziamento per case popolari. Questo è il liberismo, questo è l'autentico liberismo che questi testa di minchia vogliono ancora decantare. E quindi non solo non danno le agevolazioni e le provvidenze, ma addirittura te le levano le case, perché attraverso Equitalia, dopo che tu ti mettono la tassa al pensionato che prende 500-600 euro, che a malapena mangia, se gli metti la tassa sulla casa, quello non mangia più o non paga la tassa, quindi siccome ovviamente non può non mangiare, non pagherà la tassa, e fra 2-3-4 anni arriverà Equitalia e gli porterà via la casa. E questo è uno stato di delinquenti, non è uno stato di persone che è basato sul diritto, è basato sull'esproprio, sulla truffa, sul raggiro, sull'usura, sull'usurpazione. Sugli sgherri. Anni, basta, siamo dei non violenti, ma siamo anche gente che nel culo non se lo fa mettere impunemente, come io dimostro da tanti anni e Giorgio dimostra da tanti anni. Ciao. Allora, no, voglio una riflessione. C'è una tecnica psicologica che viene utilizzata spesso anche nei confronti dei dipendenti, no? Si fa una pressione molto forte, per cui un qualsiasi minimo vantaggio rispetto alla pressione viene recepito come un qualcosa di eccezionale. Cosa stanno facendo adesso sti mascalzoni? Il contentino, il classico contentino. Adesso lo daranno il contentino. Stanno stressando, con l'aiuto di tutti i media a loro asserviti, stanno stressando una valanga di cose che dovrebbero avvenire, per cui gli italiani si aspettano degli sfaceli, delle cose terrificanti, e adesso si parla di tsunami, di terremoti, di tutto, per creare una situazione di terrore. Quando poi arriveranno le leggi vere e proprie, quando arriveranno le leggi vere e proprie, che sono comunque leggi giugulatorie, ma non saranno mai uguali allo sfracello che loro promettono, allora l'italiano dice, vabbè, tutto sommato, vabbè, allora va bene, allora lo possiamo accettare. Questa è la peggio truffa, il sistema di lavaggio dei cervelli sistematico che queste persone stanno applicando nei confronti della popolazione italiana. Voglio leggere un altro passo perché è troppo carino.
mi faccio l'autoincensamento, ma purtroppo ogni tanto me lo devo fare perché sono diventato abbastanza bravo, ed è questo. La leggo pari pari, poi chi vuole, tutta questa roba qui se la trova su www.albamediterranea.org o l'altro nostro sito Albamediterranea 1, basta andare su cerca di Google Albamediterranea con attaccato 1 cifra, senza spazi. Allora, come mai non ho sentito ultimamente politici gridare allo scandalo a causa del chiarissimo conflitto di interessi tra privati e ruolo e cariche pubbliche di costoro? Mi riferisco a Passera, alla compagnia cantante, di Monti, eccetera, alla Fornero e quant'altri. Allora, quando con Berlusconi era una tiritera continua? E dove stanno gli integerrimi magistrati che si strappavano le toghe dilaniandosi le membra col flagello al solo udir parlare delle escort, quando qui abbiamo agenzie di rating che, guidate da Super Mario, con un solo click di mouse inducono al suicidio decine di imprenditori e mettono sul lastrico milioni di cittadini? E nel migliore dei casi, come ora, emana a rotta di collo decreti incostituzionali vessando i cittadini in favore delle banche sue mandanti? Com'è che tutto tace, signori magistrati? Sono stati usati forse tutti i flagelli e non ce ne sono più da usare? Qui il reato di interesse privato in atti pubblici non è ravvisabile? Bella domanda. Ciao a tutti. A presto.